Benvenuti amici a Zoom, oggi parliamo di scuole paritarie. Ne parliamo con Claudio De Paoli, rappresentante AGESC del Maria Ausiliatrice di Giaveno e rappresentante anche nel Consiglio Provinciale. Buongiorno. La prima domanda che mi sento di fargli è: ad oggi la scuola paritaria non è stata al centro del dibattito politico, tranne alcune eccezioni locali. Possiamo dire che sono state lasciate un po' da sole. Vogliamo fare una riflessione su questo argomento? Ma sì, diciamo che la motivazione non la so, non la sappiamo. Noi sicuramente sappiamo quello che abbiamo fatto, quello che ha fatto il nostro presidente nazionale Gianfranco Frare. E abbiamo scritto una lettera al nostro presidente Conte e abbiamo, diciamo, ricordato alcuni punti dell'AGESC principali, come diciamo la missione principale, che è quella di garantire la libertà di scelta a tutte le famiglie, in modo tale che la scuola paritaria diventi una scuola per tutti e non solo per alcuni. Poi in questo periodo abbiamo fatto delle richieste importanti, te ne ricordo alcune, sono importantissime: il rimborso delle rette scolastiche, diciamo, di marzo e di giugno, e soprattutto la detraibilità del totale delle rette e dei servizi di tutto l'anno 2020. Un'altra richiesta che abbiamo fatto è, diciamo, la creazione di un fondo straordinario, in aggiunta, diciamo, per aiutare le scuole paritarie per tutto l'anno 2020. Questa è un'occasione appunto per farci sentire, noi concordiamo pienamente con il nostro presidente, siamo d'accordo, attendiamo la risposta. Sicuramente le famiglie si sono trovate ad affrontare nuove sfide, anche difficili, come la teledidattica, l'isolamento sociale dei figli. Ma da questo periodo possiamo trarre qualcosa di positivo? Ma allora, guarda, io ti rispondo intanto ringraziando la nostra dirigente scolastica, Daniela Mesitti, perché insieme a tutto il corpo docente è riuscita in tempi brevissimi a organizzare un ottimo lavoro e a consentire così ai nostri ragazzi di non perdere giorni di scuola. Se ne hanno persi, forse ne hanno perso uno o due, però siamo partiti subito. Ringrazio Suor Anna Maria, la nostra direttrice, perché anche in una situazione del genere ci fa sentire il suo amore con le preghiere. Sì, è bellissimo perché ogni tanto sbuca così all'interno delle lezioni e saluta i ragazzi, e ti dirò che è un momento emozionante. E poi la cosa bella è che, tramite anche il nostro presidente di istituto Sergio Colombi e tutti i rappresentanti di classe, c'è stato proprio un senso di comunità e quindi diciamo che c'è stato un lavoro pazzesco anche da parte dei genitori per far sì che tutto vada bene, per il meglio, e così è stato. Un aspetto positivo, guarda, l'ho vissuto io in primis, il tempo passato con i nostri figli in questo periodo è stupendo, non c'era mai successo per così tanto tempo di goderceli, di stare con loro e loro con noi anche, perché col lavoro che facciamo tutti è difficile. Quindi questo sicuramente è un aspetto positivo di questo periodo. Certo. Interessante questo tuo pensiero su questa rinato voglia di comunità, forse dovuta anche a questo isolamento forzato. Ti pongo l'ultima domanda: quali sono le iniziative di AGESC, ricordiamo AGESC, Associazione Genitori Scuole Cattoliche, vogliono portare avanti sia a livello nazionale, provinciale e Sì, locale? guarda, noi siamo partiti con una petizione, con una raccolta di firme per sostenere quello che sta facendo il nostro presidente nazionale, l'AGESC nazionale. Noi stiamo raccogliendo appunto queste firme tramite un link che ci consente di dar più forza a queste richieste e anzi ne approfitto poi per utilizzare questo canale per divulgare questa richiesta.
ci serve proprio per dar voce, diciamo, alla nostra richiesta e alla voce dell'AGES, questo sì. Grazie Claudio per la disponibilità. Grazie mille, arrivederci. E con tutti voi ci rivediamo alla prossima puntata di Zoom.